La mostra in realtà si chiama L'arte del fare, è una mostra evento, perché noi abbiamo pensato non soltanto di far esporre questi 35-36 ceramisti, che sono tra l'altro tra i nomi più significativi e interessanti della città di Salerno, ma di creare tutta una serie di iniziative collaterali, le conferenze curate appunto da Gianni Villani, la mostra che tra l'altro voglio aggiungere è particolare, molto originale. Il nostro curatore artistico, direttore artistico Augusto Pandolfi ha ideato un cantiere, infatti si chiama L'arte in cantiere, vi consiglio di venirla a vedere perché è veramente originalissima. Le opere inserite all'interno di un cantiere vero, tra l'altro questa è una sovrintendenza architettonica, quindi ovviamente molto collegata con i cantieri, quindi l'idea è nata proprio di là. E poi appunto le visite guidate da cura dell'associazione, perché i ragazzi dell'associazione stanno lavorando tantissimo sia per l'allestimento e poi saranno impegnati ovviamente a sorvegliare la mostra, a fare le visite guidate, quindi una serie di attività collaterali nelle quali l'associazione è impegnata tantissimo. In realtà è un progetto che ci siamo resi conto io e Rosa Vitola, con cui è nata l'idea, molto ambizioso. Veramente non pensavamo di arrivare così a tanto, però abbiamo trovato comunque la nostra idea, ha trovato molte porte aperte e devo dire consensi e sostegno da parte di tantissimi enti, vari, a parte appunto gli enti istituzionali, il Comune, Ermanno Guerra subito ci ha sostenuto e ci ha aiutato in questa iniziativa. E quindi dicevo, a fianco alla mostra, laboratori appunto di restauro e di ceramica, e poi conferenze, musica la sera e degustazioni, quindi tutta una serie di iniziative che cominciano oggi alle 18 con l'inaugurazione e termineranno lunedì alle 23, quindi un bel pacchetto di iniziative. Con questo evento speriamo di coronare un nostro sogno, che è quello là di dimostrare che effettivamente i beni culturali, ma l'arte, possono essere una risorsa, ma non soltanto per Salerno, ma per tutto il nostro paese. In effetti è una cosa che diciamo da parecchi anni, però per la verità io lavoro da 36 anni quasi nel Ministero dei Beni Culturali e i risultati di queste affermazioni non è che ne abbia visti molti. Allora speriamo che partendo da una cosa grande, ma piccola come quella che abbiamo organizzato, si possa definire appunto un futuro basato appunto sul fatto che alcune persone possono lavorare nell'ambito della cultura e possono avere diciamo, dei risultati favorevoli dal punto di vista occupazionale, ma anche dal punto di vista economico, perché una volta era così e dobbiamo fare in modo che anche ora sia così. Ci fermiamo ora per qualche altro istante di pubblicità, fra poco con la terza parte del nostro telegiornale.